poco, mister, anche se insomma c'è un po' di scaramanzia lei con le vostre parole, anche dopo partita, però oggettivamente manca poco. Immagino il vostro pensiero in questo momento sia quello di chiudere il discorso prima possibile, iniziare a fare ragionamenti di questo tipo, oppure andate ancora avanti giornata dopo giornata? Io baso molto il mio lavoro, ma anche le vicende della vita normale, sulle esperienze fatte, che insegnano sempre qualcosa, devono insegnare sempre qualcosa. E mi sembra invece che anche se esperienze fatte recentemente, però che non spesso non insegnano niente, perché tutte le volte mi tocca ribadire e rispondere a questo tipo di domande, che tutte le volte dico che non mi riguardano, però mi vengono proposte lo stesso. Capisco che è il vostro lavoro, ma vi invito a ritornare indietro di un anno, non di 10 anni, di un anno, e ripercorrere di questi tempi, ripercorrere le tappe di quello che è stato il finale del campionato l'anno scorso, che riguarda noi. E allora vi renderete conto forse che è meglio basarsi sulle esperienze fatte e badare ai fatti. Perché se andiamo a vedere, quanti punti abbiamo ora noi di vantaggio? 11. Bene, c'è stato un periodo che l'Empoli l'anno scorso aveva 11 punti di vantaggio. Sì, però quella non è una squadra. Lascia stare, non c'entra niente, è il calcio. Quello che voi non capite, che è il calcio, è il calcio. Qui non siamo a fare un giochino tanto per dire, siamo a fare delle cose serie, molto importanti per la città, per la società, molto importanti per gli interessi di chiunque di noi che è coinvolto. Lo stiamo facendo seriamente, ma non lo facciamo per scaramanzia o per fare degli scongiuri che non contano niente, nemmeno quelli. Contano i fatti. E i fatti dicono che il calcio è pieno di queste situazioni. L'abbiamo visto l'altra settimana. Cos'è successo? Partite scontate. Scontate per la Lazio, per la Roma, c'erano di mezzo Barcellona, Real Madrid, e abbiamo visto quello che è successo. Noi in questo ambiente abbiamo visto quello che è successo l'anno scorso e continuiamo a fare pensieri a quello che è il futuro invece di fare pensieri a quello che è il futuro prossimo, che è la partita di domani, e diamo per scontato. Abbiamo visto anche sabato che nel pregare con la Provercelli avevamo fatto più o meno gli stessi ragionamenti. Abbiamo visto quanto abbiamo dovuto tribolare e lavorare per... Poi abbiamo avuto successo, bene, siamo contenti, abbiamo guardato la classifica la sera, come abbiamo preventivamente detto, e eravamo strafelici. Accontentiamoci di quello e aspettiamo, no? Che fretta c'è? Andiamo avanti, come si dice, passo dopo passo. Ti chiedo io invece, quando sei arrivato avevi un obiettivo, l'hai detto dichiaratamente, insomma, di far cambiare passo all'Empoli. Ti aspettavi a questo punto della stagione che l'Empoli avrebbe avuto un vantaggio così importante sulle avversarie? No, perché nella migliore delle ipotesi non era preventivabile quello che è successo. Noi siamo stati bravi, anche più bravi di quelle che erano necessarie. Io mi sarei accontentato di una media, avevamo parlato di innalzare la media in quel tempo là, che era la media, che la media esprime un lungo periodo, che è la media che poi ti premi. L'abbiamo alzata oltre modo. E di questo siamo contenti e siamo stati bravi,
però non avrei mai pensato di poter essere in questa condizione. Hanno una prerogativa le squadre di Castori? Sì, chiarissima, chiarissima. Diciamo che i numeri, che sono sempre quelli oggettivi, che vanno fuori dalle considerazioni personali, che dicono che è l'esatto contrario nostro. Basta andare a vedere i numeri, è esattamente il contrario di come siamo noi. Per lunghezza di passaggi, per numero di recupero palla, per dove giocano, per verticalizzazioni, per media passaggi, per tutto. È esattamente il contrario. Ciò non significa che non siano numeri importanti, perché ci sono certi numeri che loro hanno che sono esattamente quelli che danno noi a noi. E quindi, naturalmente, come sempre, bisogna fare molta attenzione, perché riconoscendo questi numeri dobbiamo riconoscere che possono farci del male. Mister, buonasera. A proposito della Cesena, io volevo proprio farle questa domanda. Noi domani andiamo ad affrontare una squadra che ha superato un periodo difficile tra dicembre e gennaio, che piano piano sta uscendo fuori dal periodo di crisi, ha vinto alcune partite anche in maniera molto importante, come quella contro l'Entella, e soprattutto sa esprimersi in un determinato modo proprio sul suo terreno di gioco. In classifica è lì, sta cercando punti per la salvezza, quindi insomma credo è d'accordo con me se dobbiamo stare attenti più che altro a questo aspetto emotivo che è fuori dalla partita. L'ho già detto. Un po' giocare in un campo sintetico per noi forse non è il massimo, intanto. Non sarà nemmeno un caso che in quel campo ha vinto solo il Cittadella e l'Ascoli, e le altre invece o hanno perso o hanno pareggiato. E quindi di questo bisogna tenerne conto. Poi vengono da un ottimo pareggio di domenica scorsa a Salerno. La partita precedente, come tu hai detto, hanno battuto secco 3-0 l'Entella. Ma questa non è una novità, ma tutte le io non ne vedo una di partite facili in questo campionato. Non lo direi pubblicamente, ma nella mia testa non c'è una squadra a dire ecco, questa l'affronterei al posto del Cesena perché la vedo più semplice. No, non c'è. Almeno io non la intravedo. È un campionato dove le squadre dimostrano di essere attrezzate sempre, almeno quelle che io ho affrontato finora. Abbiamo fatto un girone di ritorno, in pratica le abbiamo affrontate tutte o quasi tutte, no, quasi tutte, e tutte quante mi hanno offerto certe difficoltà, talune altre difficoltà, ma sempre difficoltà. La squadra spero stai recuperando pezzi, giocatori che rientrano, come stai, se pensi anche a qualche cambiamento, se ci può essere un po' di turnover? Sì, tanto Veseli è squalificato e quindi questo è già un cambio, certo. Donnarumma ha fatto un numero maggiore di allenamenti, siamo sicuri che non avrà problemi sul problemino che aveva avuto, e quindi questa è la cosa che ci interessa maggiormente. Ha rifatto una decina di minuti e già riassaggiato il campo, e quindi per noi è un rientro importante. E poi diciamo che tutto il resto della squadra sembra godere ottima salute, domenica lo ha dimostrato. Mi sono piaciuti anche sotto l'aspetto fisico. Quelli che sono entrati hanno fatto un ottimo lavoro, hanno dato un bel contributo. Siamo contenti in generale e siamo anche sicuri della nostra condizione. Certo, come sempre, occorre la verifica del campo. Entro un pochino più nel dettaglio, come sta Krunic, che c'era un pochino un pensierito per quella volta, se è tutto ok, e se Ninkovic può tornare tra i convocati.
Ieri Krunic stava nettamente meglio, oggi non l'ho ancora visto, facciamo l'ultimo allenamento e quindi stasera avremo le idee più chiare, però sembra positiva la cosa. Ninkovic ha avuto occasione per allenarsi un paio di volte con la squadra, oggi ne fa un altro e quindi stasera vediamo un po' anche con lui, decidiamo stasera il da farsi. Penso che lui possa venire a disposizione. Cambia modo di affrontare mentalmente una squadra in lotta per la salvezza in caso fuori? No, mentalmente non, no. Per noi mi sembra che lo abbiamo anche dimostrato con i fatti, non è che ci siano grandi differenze di approccio alle gare, sia se le giochiamo in casa o se le giochiamo in trasferta. Cerchiamo di avere lo stesso metodo, le stesse attenzioni, lo stesso modo di interpretare il gioco. E la cosa che non mi piace di questa trasferta è il campo sintetico, onestamente questo non mi piace, ecco, ma è l'unica cosa che fa la differenza. Mister, con sabato scorso è iniziato quello che personalmente sto definendo il tour de force finale. Ci sono tantissime partite che si giocano praticamente in spazi ristretti di tempo. Può essere questa qualcosa che può cambiare un attimino la situazione del campionato, partendo dal fatto che noi abbiamo sempre un vantaggio su chi ci insegue? Può essere qualcosa che può determinare magari qualche risultato a sorpresa che viene fuori? Non lo so. Credo che non ci siano influenze particolari, perché tutti quanti abbiamo giocato sabato e poi si rigioca di martedì tutti quanti, quindi non è che ci siano situazioni di svantaggio o vantaggio. Anche la gara che giochiamo a Frosinone, ecco, lì magari un periodo un pochino più lungo di recupero c'è, e ne usufruiremo, però ne usufruiamo noi e ne usufruisce il Frosinone, quindi sono situazioni alla pari.